Claudio Sebastianotti, Lazio che ha tenuto per due tempi circa, tanti errori anche nell'impostazione di gioco, palle perse. È questo che non ha funzionato, ha fatto la differenza, oltre al fatto che poi nel finale il Posillipo ha preso il largo? Beh, la differenza hanno fatto tanti fattori negativi per noi. Diciamo, quando esci fuori da una prestazione così, devi riordinare un po' tutto quanto. Per cui, meglio adesso, meglio alla quarta di campionato, in casa, spero che ci serva proprio da stimolo per far meglio. Insomma, è una bella scossa che dobbiamo essere bravi in poco tempo a prendere tutto, a rigirarla nel modo migliore, a prendere del positivo. Quindi, questa scossa qui, ecco, ci deve far riordinare le idee con la massima calma e tranquillità. Indubbiamente hanno pesato tantissimo quei 12 gol, sì, insomma, quando prendi 12 gol uomini pari, no, 12 gol uomini pari abbiamo preso, quelli vanno a pesare. Sicuramente quando prendi tutti questi gol c'è qualcosa che non ha funzionato tatticamente, quindi mi assumo in primis la prima responsabilità, perché poi quando difendi così in questo modo e lasci il tiro da fuori, lasci concludere il centro buono, due volte ha fatto gol dal centro, lasci i mancini, quindi tutto come non doveva essere, per cui mi assumo assolutamente responsabilità, eravamo messi malissimo in acqua e poi ci è mancata un po' di intensità che invece loro ne avevano e ne avevano tanta. Ne avevano tanta, ripartivano sempre, mentre noi eravamo un po' fermi, in quanto tempi non siamo riusciti mai a dare quel qualcosa in più, di trovare un po' un vantaggio lì davanti. E ci ha tenuto un po' su Matteo lì davanti, che poi era quello che stava un po' peggio, ecco, un po' mal ridotto, invece ci ha tenuto un po' alti lì. Però ecco, tanti errori, ma fanno crescere. Loro sono bravi anche in questo, quando riesci fuori da queste sconfitte ti fortificano, perché stai alla quarta di campionato. Giochi da fare, ci sono tutto aperto, hai 4 punti, quindi perdi così in casa con una squadra ben ordinata, faccio i complimenti proprio perché veramente erano ben messi, si aiutavano, si vede che giocano insieme da tanto tempo e tagliavano ai tempi giusti, servivano il loro centrale, buon Posillipo, ottimo Posillipo, bello. Sarà una Lazio diversa sabato prossimo? Beh, sicuramente, sicuramente. Poi lì ci sarà quell'iniezione in più che ti viene dal derby, perché è un derby che poi al di là non esiste tattica, tecnica, lì c'è quella voglia superiore che sono convinto di vedere, anzi ci scommetto tu qualsiasi cosa. Sabato sarà una cosa diversa, ma proprio singolarmente, già dallo sguardo lo vedi un pochino, oggi eravamo un po' così. Senti Marco, quando liberi il sinistro, la palla in rete la sai buttare anche con una certa potenza. Qualche rammarico, magari forse invece su qualche palla persa da parte tua in una prestazione comunque positiva quest'oggi, come la giudichi? Da parte tua, ovviamente non della squadra che è andata male. Positiva, non tanto positiva perché alla fine il gol non è tanto importante, l'importante è portare il risultato, quindi penso molto di più ai palloni che ho perso che a quelli che ho buttato in rete, quindi è questo quello su cui andrò poi a riflettere. Che è successo oggi alla Lazio, secondo te? Siamo entrati in acqua con l'atteggiamento sbagliato, Claudio ci aveva chiesto di entrare e far vedere che il fuori italico è casa nostra e questo non è successo, siamo andati subito sotto e anche se siamo rimasti in partita per maggior parte delle frazioni di gioco non siamo mai riusciti a dare quello sprint in più per portare a casa il risultato. Lazio che di solito non molla, no? Nel finale, nemmeno se è sotto. Invece quest'oggi sembra aver mollato un po' gli ormeggi. Avete pagato un po' anche la stanchezza mentale e fisica di questa serie di partite con giocatori persi fisicamente durante il match o cartellini, insomma, vittorie o pareggi arrivati all'ultimo minuto, sofferti. C'è anche questa componente, secondo te? Sicuramente influisce perché a Bogliasco abbiamo perso Matteo, e prima abbiamo perso Giacomo contro il quinto dopo 3 minuti di gioco. Sono giocatori importanti e servono per tutti e 4 i tempi, però non dobbiamo trovare scuse, dobbiamo sempre lavorare e fare di meglio, quindi non, come ho detto non dobbiamo trovare queste scuse. La stanchezza mentale conta fino a un certo punto. Ma c'è da stare preoccupati per sabato? No, adesso da lunedì si riparte, dobbiamo ritrovare la giusta concentrazione, la determinazione giusta per portarci a casa il derby, che è la partita più importante del campionato.